Vado. Partiamo dal presupposto che una squadra che tira 12-14 liberi merita più di una squadra che tira 18-27 liberi. Quindi se sbagli 9 liberi non meriti di vincere la partita, quindi complimenti a Mantova. Quarta giornata, due partite perse di un punto, a specchio. La stessa identica partita che noi abbiamo perso con Ravenna, voi forse non l'avete neanche vista. Noi abbiamo perso una partita uguale, identica, in cui la squadra di casa, noi, eravamo sopra di 16, 12, 13, piano piano ci hanno recuperato. Siamo arrivati al punto a punto, gli avversari hanno segnato la bomba del più uno, mi sembrava di rivedere la nostra partita, ho detto bene, l'avevo detto che prima o poi ci sarebbe tornata, quindi bene. Ultima difesa, Ravenna, ultima difesa, contatto su Murray, non fischiato. Non capisco questo fischio, però non ci possiamo appellare a un fischio perché dovevamo forse difendere meglio, non lo so, andremo a rivedere, non credo si possa difendere meglio di così. Quindi, complimenti a Mantova, ma io ai miei ragazzi posso solo dire bravi, per il cuore con cui hanno recuperato, non si può fuori casa andare sotto di 17 punti, di 18 punti al terzo quarto per poi fare uno sforzo del genere, perché poi magari Quello sforzo lo paghi nell'ultimo possesso, dove le gambe non riesci a tenere evidentemente, perché se fai un fallo evidentemente non hai difeso al massimo. E buone indicazioni da questa partita, ci siamo, però dobbiamo fare punti. Adesso sabato andiamo a Verona e un'altra partita tostissima, volevo ruotare di più i ragazzi, non ce l'ho fatta per problemi di falli di Murray, che ha giocato 5 minuti i primi due quarti e poi alla fine di Ogide, ma noi ci siamo, noi lottiamo, non molliamo assolutamente niente, chi ci dà per morto sbaglia. Qualche domanda? Però quanto pesano i primi due quarti, che forse potevate ammazzare la partita, invece vi siete sempre trovati Mantova attaccati, perché effettivamente anche noi in un commento che abbiamo fatto per PVD, c'era l'unica squadra che forse giocava con un po' di criterio, facendo girare la palla, trovando bei canestri, eravate voi, mentre Mantova giocava in modo molto confuso. Forse dovevate ammazzare la partita dei primi due quarti, invece avevate sempre Mantova attaccata. Quindi ti do la mia lettura. Nei primi due quarti Mantova riesce a tenere in campo il suo americano che segna 13 punti nel secondo quarto e riaggancia la partita, perché stiamo parlando di una partita riagganciata da Warren, credo che siamo tutti d'accordo, no? Mentre il nostro purtroppo per problemi di falli è in panchina. Non è colpa di nessuno, è una rotazione. Credo che in quel momento il fatto di avere da una parte uno che segna 13 punti e il nostro americano in panchina possa avere influito. Però devo dire che anche senza Mare, anche con i ragazzi in campo, anche con un quintetto di ragazzini siamo andati bene e i ragazzi hanno fatto vedere che possono giocare, che possono stare in campo, hanno la mia totale fiducia e è logico che fuori casa, se all'intervallo poi chiuderà più 6, più 7, cambia. Ma ti dico una cosa, eravamo a meno 1 e siamo andati a meno 18, quindi magari erano più 6, andavamo a meno 11, cioè se approcci così al terzo quarto quasi sperando che la squadra di casa non ti azzanni, è un errore. L'abbiamo capito, l'abbiamo recuperato, siamo andati sopra, meritavamo questa vittoria, meritavamo questi due punti e proveremo a prenderli a Verona. Qualcun altro? Sono a posto, grazie. Grazie.